un'azienda che è nata nel 97 come ditta individuale, quindi eravamo soltanto in due, io e il mio attuale socio, e poi abbiamo finalmente aperto un SRL. Attualmente siamo due soci, 5 dipendenti e 3 agenti esterni. Allora, abbiamo formazioni diverse. Il mio socio ha iniziato una formazione scientifica per poi passare a una formazione all'università di tipo informatico. Io ho una formazione linguistica, quindi ho fatto un liceo linguistico, poi ho iniziato lingue ma ho abbandonato. E il nostro team per tre quarti ha una formazione in comunicazione e il resto un'informazione informatica. Che tipi di corsi seguiamo? Sono soprattutto, allora, diciamo che la formazione è molto trasversale, quindi si parla di formazione prettamente tecnica quando c'è da conoscere un nuovo linguaggio, ma anche formazione relativa alla comunicazione, per cui abbiamo fatto diversi corsi di PNL, corsi di management, corsi su come comunicare in pubblico. Quando cerchiamo personale dipende sempre dal tipo di candidato che cerchiamo, sicuramente. Per dirti in generale, direi un buon utilizzo dei sistemi informatici e dei tool web, sicuramente. Dal punto di vista delle caratteristiche personali, ti direi che per quanto riguarda proprio i soft skill, sicuramente una spiccata creatività, una voglia di lavorare in team e di mettersi in gioco, una precisione, un'intelligenza emotiva, un'attitudine al problem solving. Non abbiate paura di essere carenti di competenze, ma siate sicuramente sempre curiosi. Abbiate voglia di sperimentare cose nuove, di fare esperienze nuove, di viaggiare, di conoscere nuova gente e di avere sempre un rapporto, nonostante ci siano i social network, di avere sempre un rapporto one to one con le persone. Perché comunicare in modo verbale e avendo di fronte una persona è molto diverso che utilizzare strumenti come quelli che sviluppiamo noi, che sono chat. Quindi il consiglio che io do è sicuramente di non scollarsi completamente dalla realtà attraverso tutti gli strumenti digitali, ma di essere curiosi, di crearsi un pensiero critico, di avere una forte creatività e di non aver paura di confrontarsi, piuttosto di lanciarsi, proprio di mettersi alla prova, insomma. Bocca al lupo.